Ciao a tutti ragazzi, in questo video parliamo di un modo di dire in italiano molto diffuso, ovvero cercare o trovare il pelo nell'uovo, che vorrebbe dire in pratica cercare piccoli dettagli, quindi difetti in tutte le situazioni, con il rischio di diventare anche antipatici, quindi essere troppo pignoli. Faccio un esempio, voi mi potete dire non sei molto bella nella versione femminile, hai anche la barba, io posso dire state a cercare o trovare il pelo nell'uovo. Quindi questo era cercare o trovare il pelo nell'uovo. Spero in questo video di essere stato utile, mi raccomando fate tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com e noi ci vediamo alla prossima.